Coppa America a Napoli, tutti indagati, la furia del sindaco. Tante blindate per spacciare la droga, operazione dei carabinieri al rione Traiano. Frodi alimentari nel mirino dei NAT, la carne della Francia e la falsa mozzarella d'osso. Incompatibilità in regione, taglia la tela farà il deputato, resta il caso Romano. Calcio, il Napoli si tuffa sul Cerci a Storie e Zazza e tenta di bloccare Cavani. Buonasera dalla redazione di TV Luna a Napoli, inchiesta della Procura sugli appalti della Coppa America. Tra gli indagati anche Claudio De Magistris, Paolo Graziano, Mario Hubler e Attilio Auricchio. Il nostro servizio d'apertura, comprese le affermazioni del sindaco, deluso e amareggiato. Inchiesta della Procura sulla Coppa America. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza da questa mattina sta effettuando perquisizioni negli uffici comunali nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per le due edizioni della Coppa America svoltesi a Napoli nell'aprile 2012 e nello scorso maggio. L'ipotesi di reato è di concorso in turbativa d'asta, acquisita anche documentazione presso gli uffici dell'Unione Industriale. Nelle perquisizioni di questa mattina anche un esponente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ha preso parte alle perquisizioni a carico dell'amministrativo Nardone, al quale è stato notificato un provvedimento di perquisizione firmato al GIP Foschini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle gare di appalto. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Greco e condotta dai PM Graziella Arlomede e Marco Bottino. L'indagine è nella fase iniziale. L'iniziativa della Procura napoletana non equivale a un'affermazione di responsabilità, ma rappresenta uno snodo investigativo necessario a fare piena luce sui fatti emersi in questi mesi di verifiche. Nell'inchiesta risulta comunque indagati tra gli altri il fratello e collaboratore del sindaco Claudio De Magistris, il capo di gabinetto del sindaco Attilio Auricchio, il presidente della Camera di Commercio Maurizio Maddaloni, l'ex presidente degli industriali Paolo Graziano e Mario Hubler, già coinvolto nell'inchiesta su Bagnoli Futura. Sia Graziano che Hubler hanno guidato l'ACN, l'America's Cup Napoli, società di scopo per gestire l'evento. Sono assolutamente sereno, come sempre. Sono altresì convinto che i miei collaboratori abbiano agito con correttezza, a partire da mio fratello Claudio, come dimostreranno le indagini della magistratura in cui ho fiducia. Inizia così una nota del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che si riferisce all'inchiesta sulla Coppa America. Non posso nascondere il profondo senso di amarezza personale che sento in questo momento. Un'amarezza che diventa più forte, tenendo conto che mio fratello da 2 anni lavora con grande dedizione in modo totalmente gratuito per l'amministrazione e per la città. Un uomo per bene. Il sindaco De Magistris ha aggiunto nella nota: sulla correttezza di Claudio e Attilio non ho dubbi. Da un lato il miglior carabiniere che abbia conosciuto nella vita, ancora inseguito per aver lavorato al mio fianco quando espletavo le funzioni di PM in Calabria, e dall'altro lato mio fratello, il quale ha rinunciato a interessi personali per quelli pubblici. Niente cambia sul piano dell'impegno, anzi procederò a lavorare con ulteriore determinazione. Sulla mia persona, ha rincarato De Magistris, devono passarci solo da morto. Se qualcuno pensa di fiaccarmi o farmi mollare, ha sbagliato indirizzo e non mi conosce a sufficienza. Mi hanno strappato la toga, ma non nell'essere magistrato vero fino al midollo. In questa città, ha detto ancora il primo cittadino, c'è chi non tollera che abbiamo messo alla porta affaristi, camorristi, lobbisti e si cerca il nostro tallone d'Achille. Lo troveranno prima o poi. È la nostra follia di non avere interessi personali. Siamo una casa di vetro, accomodatevi. Non abbiamo scheletri, siamo umani con i nostri errori e i nostri difetti. Noi andiamo avanti in direzione ostinata e, ha concluso De Magistris, contraria, senza sosta e senza temere nulla. Tante le reazioni sulla vicenda dell'America's Cup, è proprio da poco la nota anche del presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, che dice: sono sicuro della correttezza e della regolarità del lavoro messo in campo dalle diverse istituzioni per l'organizzazione della Coppa America. Controlli antidroga dei carabinieri al rione Traiano a Napoli, al rione Salicella da Fragola, e le sorprese non sono mancate.
Stanze blindate e nascondigli per le armi sono stati scoperti dai carabinieri a Napoli durante controlli nel rione Traiano, quartiere Fuorigrotta. Una serie di perquisizioni ha interessato il complesso di edilizia popolare Parco Ises in via Catone, zona sotto il controllo del clan Puccinelli. Nascoste sotto il pavimento di un piazzale condominiale, una pistola semiautomatica calibro 9 con 13 cartucce nel caricatore e una rivoltella calibro 6.35 con matricola brasa, oltre a una scatola di cartucce calibro 9. Smantellate anche due stanze blindate, realizzate abusivamente negli scantinati condominiali, usate per lo spaccio di droga. E rimosse anche tre porte blindate, cinque cancellate metalliche, tre fortificazioni di metallo e filo spinato. Controlli per bloccare le piazze di spaccio hanno interessato anche il napoletano, ad Afragola in particolare, operazione alto impatto nel rione Salicelle, impegnati i carabinieri della compagnia di Casoria, insieme a militari del battaglione Campania e del nucleo elicotteri di Ponte Cagnano, che hanno proceduto a perquisizioni per blocchi di edifici e al controllo di pregiudicati. Il bilancio è di 7 persone arrestate, di cui 3 per contrabbando di sigarette, attività che sta sostituendo lo spaccio di droga dopo l'azione capillare di perquisizioni da parte delle forze dell'ordine nelle piazze di spaccio conosciute. Trovati complessivamente oltre 100 kg di bionde, inoltre i militari hanno arrestato un uomo per evasione agli arresti domiciliari, mentre gli altri 3 arrestati erano destinatari di ordini di carcerazione per stalking, furto aggravato e ricettazione. Rivela ancora sorprese la stanza del giovane di Castellammare che ha ucciso il padre con una balestra. In un vano chiuso e nascosto proprio dietro il letto, Nicola Dauria, 24enne, nascondeva altre armi modificate, soprattutto arnesi e pezzi di armi utilizzabili per la trasformazione delle armi giocattolo in oggetti letali. Vasta operazione dei NAC dei Carabinieri in tutta Italia con la scoperta di mozzarella con etichetta falsa. Molto attivo il nucleo di Salerno. I NAC, Nuclei Antifrodi Carabinieri di Roma, Parma e Salerno del Comando Carabinieri Politica Agricola e Alimentare hanno scoperto nel corso dell'attività di contrasto alle frodi alimentari carne proveniente dalla Francia posta in commercio come Made in Italy e false evocazioni di marchi DOP. Le verifiche ispettive dei Nuclei Antifrodi Carabinieri hanno riguardato 73 aziende e attività commerciali, con controlli anche presso i principali mercati cittadini e la grande distribuzione organizzata, e hanno portato alla individuazione di prodotti alimentari commercializzati con indicazioni che evocavano illecitamente marchi di qualità come parmigiano reggiano, prosciutto crudo di Parma e mozzarella di bufala campana. In particolare in provincia di Roma è stato individuato un circuito di commercializzazione di carni provenienti dalla Francia ma etichettate come italiane. Di particolare rilievo anche l'operazione condotta dal nucleo antifrodi Carabinieri di Salerno, che a conclusione di indagini sui finanziamenti destinati agli aiuti nel comparto seminativo olivicolo ha individuato una frode ai danni dell'Unione Europea posta in essere da un'azienda agricola in provincia di Messina. Le verifiche del NAC di Salerno, riscontrate con l'analisi della documentazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dei rilievi aerofotogrammetrici del territorio, hanno potuto accertare false dichiarazioni aziendali e falsi contratti di affitto di terreni. Entro 3 o 4 settimane si avrà il quadro completo degli interventi per il recupero di Piazza del Plebiscito e dei tempi anche necessari. Questo è quanto emerso dal vertice convocato dal prefetto Musolino. Si sono dati appuntamento a Piazza Garibaldi i lavoratori del consorzio di Bacino Campania da 7 mesi senza lo stipendio. Centinaia di lavoratori del consorzio di Bacino specializzati nella raccolta differenziata hanno sfilato in corteo nelle strade del centro. Da Piazza Garibaldi sono arrivati fino a Piazza Plebiscito dove ha sede la prefettura. Una delegazione del sindacato azzurro, Slaicobas, Cubasso Trasporti ha parlato coi dirigenti del palazzo di governo. I dipendenti dei consorzi di bacino della regione Campania in fase di liquidazione da 7 mesi sono senza stipendio. La situazione di instabilità e confusione che si è creata ha determinato notevoli tensioni sociali, con i consorzi in liquidazione che, afflitti da difficoltà finanziarie dovute alle lamentate morosità dei comuni consorziati, non sono più in grado di assicurare servizi efficienti, ma non
procedono alla definitiva liquidazione, principalmente a causa della mancata ricollocazione del personale. Restano aperte le questioni connesse alla ricollocazione di circa 3.000 persone, alcune delle quali già assorbite da parte degli organi preposti, ovvero province e società provinciali, e la gestione dei crediti vantati dai consorzi nei confronti dei comuni, delle province e dell'unità tecnica della protezione civile di circa 198 milioni a fronte di un debito maturato nei confronti dei fornitori di circa 219 milioni. Sulla questione interviene Vincenzo Guidotti del Sindacato Azzurro. I lavoratori dei consorzi, già dal 2009 esisteva una legge dello Stato che li scioglieva e destinava questi lavoratori da passare direttamente ai comuni, gli piacciamo ai comuni, non alle ditte private dei comuni. Logicamente questa legge indicava che i consorzi dovessero essere cessati. Fino a questo momento i consorzi, fino al 30 giugno, sono in liquidazione ma non sono cessati. Avevamo tenuto in serbo di annunciare questa legge già preesistente, onde evitare che i sindaci, con la forza della politica per favorire i propri disoccupati e per non assumersi questi lavoratori, avessero un poco manipolato con la politica questa legge. La Commissione speciale per il controllo delle bonifiche ambientali e dei siti di smaltimento rifiuti, presieduta da Antonio Amato del Partito Democratico, ha tenuto un'audizione con l'assessore regionale all'ambiente Giovanni Romano, i sindaci dei comuni di Mariglianella e il direttore dell'ASL Napoli 3 Maurizio Damora sulla problematica relativa alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area agrimonda proprio a Mariglianella. Incompatibilità di incarichi degli assessori regionali, mentre le opposizioni protestano, Taglia la Tela annuncia che ha scelto la Camera. Rinviata mercoledì 12 giugno la seduta del Consiglio regionale. La decisione è stata presa nel corso della conferenza dei capigruppo che ieri ha annullato la seduta con all'ordine del giorno le mozioni di sfiducia nei confronti degli assessori Marcello Taglialatela, Giovanni Romano e Sergio Vetrella. Alla notizia le opposizioni avevano abbandonato la conferenza in segno di protesta, annunciando che non avrebbero più preso parte ai lavori della stessa conferenza fino a quando la maggioranza di centrodestra e il presidente Caldoro non assumeranno decisioni definitive, scrivono sul nodo incompatibilità. Una questione che riguarda gli assessori Taglia la Tela, che ha la delega all'urbanistica ed è parlamentare di Fratelli d'Italia, e Giovanni Romano, contemporaneamente assessore all'ambiente e sindaco di Mercato San Severino nel Salernitano. Tuttavia, in serata è arrivata finalmente la decisione, attesa da 3 mesi, di Taglia la Tela, che ha annunciato di aver definitivamente optato per la Camera dei Deputati. La settimana scorsa, spiega il parlamentare di Fratelli d'Italia, ho ricevuto al Presidente della Camera la lettera sulla mia incompatibilità e ho anticipato al Presidente della Giunta Caldoro la mia decisione di dimettermi da assessore e di optare per la carica di parlamentare. Aspetto di incontrare il Presidente Caldoro per definire la modalità. Una volta comunicata la novità, Taglia la Tela attacca l'opposizione per l'abbandono dell'Aula, denunciando un'altra incompatibilità, quella del sindaco PD di Salerno Vincenzo De Luca, diventato vice ministro alle infrastrutture. E ricorda che a questo proposito il centrodestra non ha minacciato nessun aventino per senso di responsabilità e rispetto istituzionale. In regione invece resta il caso di Giovanni Romano, soprattutto alla luce della sentenza proprio ieri della Corte Costituzionale sulla incompatibilità di parlamentare e sindaco di un comune con più di 20.000 abitanti e Mercato San Severino di abitanti ne ha 22.000. Protesta spontanea anche dei dipendenti dell'Eabus preoccupati per il loro futuro occupazionale. Infatti proprio oggi alle 15 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per partecipare al bando di gara dopo il fallimento dell'azienda dichiarato a novembre dal Tribunale di Napoli. Ed eccoci alla nostra rubrica Fischi Applausi. Vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi 6 giugno. Fischi per Raimondo Pasquino, presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Il presidente della Commissione Diritti, Gaetano Troncone, si autosospende dalla carica, denunciando che sono stati stravolti i criteri fissati dalla Commissione per le nomine dei tecnici per l'edilizia. Questione di lottizzazione dei partiti e, scrive Troncone, il presidente dell'Assemblea non merita più la sua fiducia.
Applausi per Paolo Sorrentino, regista. Oggi incontra il pubblico di Napoli e insieme all'altro partenopeo, Toni Servillo, conferma l'attaccamento alla sua città, espressa anche con un film di tema romano come La grande bellezza. Ma preso dalla nostalgia, annuncia che vuole riscoprire Napoli con un film, magari sulla scia del grande romanzo del dopoguerra Ferito a morte di Raffaele La Capria. Sicurezza in mare, i ragazzi di due istituti di Torre del Greco hanno partecipato a una lezione loro dedicata dagli uomini della locale Capitaneria di Porto. Accade oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Giugno 1976, la rivolta di Soweto in Sudafrica segna l'inizio della fine dell'apartheid. Da domani lo stadio Collana avrà un defibrillatore che permetterà interventi salvavita. E in Inghilterra assicurano che il nuovo tecnico del Chelsea, Mourinho, vuole a tutti i costi Cavani e che il presidente del Blues, Abramovich, sarebbe pronto anche ad avanzare un'offerta irrinunciabile per il Napoli. Bene, questa è la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo per ulteriori approfondimenti, news, i video, lunaset.it, nonché il profilo Facebook Campagna Lunaset. L'informazione di TV Luna Napoli torna puntuale domani alle 13.45. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Buonasera. Un cordiale saluto da Daniele Berlusconi di trebimeteo.com. Nel corso di venerdì l'anticiclone subtropicale si espanderà con più decisione verso la nostra penisola, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Tuttavia una certa instabilità diurna si potrà ancora manifestare su Alpi ed Appennino con qualche isolato temporale. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, con o al più una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in aumento al centro-nord, stabili al sud, su valori superiori ai 24-26 gradi nelle aree interne e più fresco lungo le coste. Al nord il dettaglio previsionale ci mostra una giornata in prevalenza soleggiata su coste e pianure, con cieli per lo più poco o parzialmente nuvolosi. Maggior nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi con sviluppo di qualche acquazzone isolato temporale, specialmente sui settori centro-orientali. Al centro giornata ben soleggiata su coste e pianure, un po' più di variabilità durante il pomeriggio sulle aree interne con formazioni di qualche acquazzone o isolato temporale sull'Appennino. Al sud infine giornata in prevalenza soleggiata su coste, pianure e Sicilia, maggior nuvolosità anche qui durante il pomeriggio, in particolare sulle aree interne dell'Appennino Campano-Lucano, sulla Sila e sul Pollino con qualche isolato temporale che potrà sconfinare anche verso il Cilento. In Sardegna, infine, giornata ben soleggiata, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne.